Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: Memore Migi lascia tutti stupiti per aver schiaffeggiato sonoramente Francesco Oppina, oggi è un altro giorno. Il fortunato programma di Serena Bortone, oggi è un altro giorno, è ripartito da poco, con la sua nuova edizione. Visto che, squadra che vince non si cambia, è stato riconfermato nel suo ruolo, oltre alla bravissima ed empatica conduttrice e giornalista romana, ex inviata di Mimanda Lubrano, anche il celebre Memore Migi. Personaggio noto al piccolo schermo, soprattutto per i suoi successi musicali, Memo è da tempo presente tra gli affetti stabili del talk show di Rai 1. È un periodo professionale particolare per il famoso paroliere, una sorta di rinascita dopo gli anni di assenza dalle luci della ribalta. Com'è noto oltre a lui, nel salotto televisivo della Bortone, tra gli ospiti fissi, ritroviamo Romino Carrisi, Antonio Mezzancella, Jessica Morlacchi e da quest'anno anche Laura Freddi e Francesco Oppini. Proprio quest'ultimo è stato il protagonista, assieme a Remigi, della recente puntata. Memore Migi scatenatissimo insieme a Francesco Oppini. Memore Migi è stato letteralmente travolto dal ritmo della musica. Serena Bortone infatti, tra gli altri ha intervistato Giuliano Di Giuliano e i Notturni, o meglio l'inconfondibile voce del brano che ha fatto ballare intere generazioni, ossia Il ballo di Simone. Di fatto la canzone fa venire voglia di ballare ed è quello che è accaduto proprio nello studio. Finita l'intervista infatti, Memore Migi ha voluto proporre il pezzo, cantando in playback, proprio Il ballo di Simone, facendo scatenare inevitabilmente gli ospiti fissi di Serena Bortone, che senza pensarci due volte si sono lanciati in un ballo collettivo e divertente. Tutti a ballare Il ballo di Simone. Memore Migi era l'unico a fare i passi in maniera sicura e senza esitazione, scatenandosi come non mai a ritmo della canzone. Ha fatto persino un passetto di ginocchia che Antonio Mezzancella e Francesco Oppini hanno cercato di imitare senza riuscirci. Insomma, possiamo dire a gran voce che Memo, a 84 anni suonati, ha schiaffeggiato clamorosamente, ovviamente metaforicamente, i più giovani in studio. Tra questi anche il figlio di Alba Parietti. Il famoso cantante è una persona ilare e molto giovanile, basti pensare che ha anche un profilo su TikTok dove ogni tanto ama pubblicare qualche clip divertente. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Oh,